La raccolta sta andando molto bene, noi stiamo raccogliendo per ora diciamo alimenti in scatola ovviamente, quindi tutto ciò che può essere facilmente trasportato e medicinali. Ci tengo a precisare una cosa, stanno arrivando anche degli indumenti, noi però dobbiamo capire come trasferirli, per cui io invito, come dire, tutti i cittadini che, di grandissimo cuore, perché basta farsi un giro giù nel centro di raccolta e vedere quanti scatoloni ci sono, quanta solidarietà gli abruzzesi stanno dimostrando al popolo ucraino, invito però i cittadini a portare appunto medicinali, quelli da noi indicati per ora, e alimenti e non indumenti, la cui raccolta e consegna è un po' più complessa. Dunque, io sono in contatto con una rete di colleghi, sia consiglieri regionali che parlamentari, con i quali stiamo affinando proprio questi aspetti e i quali ci consegneranno una sorta di vademecum, soprattutto i nazionali, dopo aver sentito appunto Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri, per capire esattamente come accogliere le persone, quale aiuto dare alle persone, se queste persone dovranno essere sottoposte a vaccino, se vorranno evidentemente, e tutta una serie di procedure codificate e uguali e identiche in ogni regione, per cui io penso che sia una questione di 2 o 3 giorni e riusciremo ad avere una sorta di protocollo ufficiale da seguire, sia per l'invio, che è quello che dicevo prima, dei beni e dunque anche eventualmente gli indumenti, sia soprattutto per l'accoglienza. Okay.